Podcast. Ci sono così tante storie e bufale incredibili che i miti da sfatare potrebbero non andare mai in vacanza. Sì, ok, però noi sì. Ed è per questo che abbiamo selezionato le nostre puntate preferite, nel caso ve le foste perse, per tenervi compagnia in nostra assenza. E allora, come diresti tu, Emi, facciamo un bel excursus. Questa settimana è dedicata ai miti sulla scienza. E a tal proposito, sappiate che... Non è vero! Che esistono le bombe d'acqua. Ed è tornato a trovarci per spiegarci questo Paolo Corazzon. Ciao. Ciao ragazzi, che piacere essere ancora qua. E poi la storia delle bombe d'acqua ce l'ho proprio a cuore. Perché è una di quelle scemate, tante scemate meteorologiche state introdotte negli ultimi anni, che piacciono tanto, perché il tema è bomba d'acqua, ti riempie la bocca per una bomba d'acqua. Che cos'è una bomba d'acqua? Ma fai rat, si dice a Milano. E quindi intanto che cos'è, cioè che cosa si intende erroneamente ovviamente per bomba d'acqua, e invece quale sarebbe il termine corretto? Sì, il termine bomba d'acqua viene identificato ormai nel linguaggio comune come una precipitazione molto forte in tempi ristretti, quindi per mezz'ora ti ha fatto tanto di quell'acqua che ti ha allagato la cantina, il box, magari fa anche danni seri, per carità, non voglio sminuire il fenomeno in sé, però il termine bomba d'acqua non è un termine riconosciuto scientificamente dal punto di vista meteorologico. Ci sono invece delle ben precise classificazioni delle piogge in base all'intensità, che sono poi quelle che magari uno ha anche in mente o immagina: la pioggia debole, moderata, forte, il nubifragio, un termine meteorologico, quando la pioggia supera i 30 mm all'ora si chiama nubifragio. In meteorologia esiste una classificazione delle piogge che non comprende la parola bomba d'acqua, guarda te. Però di per sé ammetto che rende l'idea la parola. La violenza con cui si abbatte. Però se, tra due meteorologi difficilmente sentirei dire: hai sentito che bomba d'acqua c'è stata? No, perché l'altro lo prende a cazzotti, certo. Credibilmente, se uno dei due ci prova. E diciamo che può capitare nel momento in cui si cerca di essere, lo dicevamo poi anche nella prima puntata, un po' più sensazionalistici, cioè cercare di andare a cercare quel termine poi è una roba che va di moda negli ultimi anni, perché poi ci sono i furbetti. Il tutto nasce, devi sapere, adesso senza far nomi prima di prendermi delle denunce, perché alcuni siti meteorologici o sedicenti siti meteorologici hanno iniziato a utilizzare questi termini perché acchiappa click sostanzialmente, no? Quindi con queste frasi arriva Lucifero, ma chi è Lucifero, ma ci manca solo, di solito sono alte pressioni dal Nord Africa che portano caldo da sempre. Sì. No, quest'anno deve arrivare Lucifero. Puntini puntini, morirete tutti. No? Sarà l'inverno più freddo degli ultimi 1800 anni. Ma quando esistono le registrazioni? Ma cosa dite? Attenzione. E quindi la tema bomba d'acqua si inserisce in effetti in questo contesto di meteorologia sensazionalistica. Che, invece sul tema pioggia, parlavamo prima di registrare le puntate, e l'idea che avevamo io e Emilio all'inizio era sfatare il mito della percentuale di probabilità di pioggia. In realtà ci dicevamo, in realtà è così. È così come te le immagini, cioè nel senso, spesso nell'app di Trevi Meteo, che è dove lavoro io, trovi sempre la probabilità di precipitazioni. Quella non è, passate il termine, una paraculata del meteorologo potrebbe essere, ma effettivamente la meteorologia non è una scienza esatta. Ti ripeto, non è una questione di bravura del meteorologo, è proprio di difficoltà di prevedere i fenomeni meteorologici, perché l'atmosfera è un sistema caotico. In fisica significa che basta una minima variazione perché tutto prende una strada completamente diversa. Quindi l'atmosfera è intrinsecamente imprevedibile al 100%. Però ci sono delle situazioni in cui tu puoi dire sicuramente che non pioverà, ci sono delle situazioni in cui puoi dire sicuramente che pioverà, ci sono delle situazioni in cui tu dici tiri la moneta. Esatto. Cosa fa quel punto metrologo? Non è che ci si mette lì a carte a decidere che probabilità dare. Controlli i modelli fisico-matematici che ti simulano il comportamento dell'atmosfera e cerchi di dedurre quanto sia probabile che piova o meno. Quindi quella percentuale di probabilità indica proprio il fatto che ci sia quella possibilità. È ovvio che se superi il 50% ti sto dicendo: guarda, ti conviene uscire con l'ombrello, perché è più probabile che tu la becchi l'acqua piuttosto che no. Se ti do una probabilità del 20% vuol dire che sei sfigato se la becchi, capito? Però purtroppo la
la sfiga di vomecare. Potrebbe succedere il temporalino, in quel senso. E allora in quel caso ci si appella non alla scienza ma ai modi di dire. Infatti noi in questo podcast spesso ci piace sfatare un po' i modi di dire, proverbi. E quindi ti volevamo chiedere, ma quando si dice tipo rosso di sera bel tempo si spera, oppure cielo, pecorelle, pioggia, catinelle, ma hanno un fondamento scientifico oppure si sono sempre dette? Se l'uccello vola basso, prendi l'ombrello, aumenta il passo. Questo ah, questo lo sapevo. Allora, ci sono proverbi e proverbi. Tutti hanno sotto un fondamento di verità. Arrivano un po' dalla cultura popolare. Certo, sì, 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 sì. Però in realtà alcuni che riteniamo per scontati non lo sono così tanto. Quindi il cielo, pecorelle, acqua, pioggia, catinelle, quello ci sta. Perché le pecorelle nel cielo sono determinate nubi, gli altocumuli, che spesso anticipano l'arrivo di una perturbazione, quindi della pioggia. Quindi vedere un cielo a pecorelle, inteso tutto il cielo con queste nuvolette un po' sparse così attaccate una all'altra, allora lì davvero magari nei giorni 12 ore o 24 piove, e quello ci può stare. Già il rosso di sera, bel tempo si spera anche lì. Dov'è il rosso? È verso ponente o è verso levata? E lì si comincia teoricamente a fare delle distinzioni che però la gente ci ascolta. Certo. Vediamo domani com'è, punto e basta. Però il rosso di sera, bel tempo di sera, non sempre è vero. Dipende se lo fa verso dove il sole tramonta o verso dove il sole poi sorgerà il giorno dopo. Quindi dipende. Certo, non si sa con precisione, ma come anche del resto, se non ci arriva la scienza in alcuni casi, figuriamoci la saggezza popolare, sulla base di alcune visioni, insomma, come dire, il rosso è negli occhi di chi lo guarda, possiamo dire. Anche comunque, cioè, in questo caso si chiude il cerchio. Esattamente. Sì. E diciamo c'è la pecorelle, beh, pioggia o acqua a catinelle, ma sicuramente non una bomba d'acqua. Ah, bravo, questo è sicuro. E quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che esistono le bombe d'acqua. Paolo, avremo altre 800 milioni di domande, però grazie. Per ora grazie, ti invitiamo a tornare quando vuoi. Quando vuoi, assolutamente. Grazie a voi. No, è un vero piacere, che appunto sfatiamo dei miti che è il caso di sfatare. Tutti. Quindi facciamo del bene, bravi. Tutto quello che vuoi. E noi torniamo lunedì con Miti da Sfatare. Ciao! Miti da Sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.